Da anni la pista di Carpi ospita gare di altissimo livello nella specialità e anche in questo 2016 gli organizzatori non si sono smentiti e hanno disputato la prima prova del campionato denominato Internazionale d'Italia di Supercross. Sabato sera, al calar del sole, piloti di altissimo livello si sono sfidati per la vittoria assoluta davanti a numeroso pubblico accorso. Nella categoria Supercross una bellissima battaglia tra due protagonisti italiani, Marco Maddì su Squarna e Angelo Pellegrini su Suzuki. Nelle due manche valide per il punteggio assoluto si sono divisi il gradino più alto, conquistando una manche a testa. La vittoria assoluta è andata al pilota dello Squarna Maddì grazie ad un primo nella seconda frazione e un terzo nella prova di apertura, mentre Pellegrini, in sella alla Suzuki, si è dovuto accontentare, ma si fa per dire, del secondo gradino del podio con una vittoria e un quarto. Ora i due nella classifica di campionato sono separati solo da due punti e già dalla prossima prova siamo certi che sarà una bella lotta. Entusiasmanti tutte e due le gare dove nessuno si è risparmiato e hanno dato spettacolo con salti mozzafiato e sorpassi avvincenti. Terzo assoluto grazie a due secondi posti il francese Simon Mallet, Honda, che ha dato prova di una grande capacità di guida, lasciando scorrere molto la sua Honda sulla pista di Carpi, ma non riuscendo mai in queste frazioni a trovare il giusto ritmo per attaccare gli italiani al comando. Quarto assoluto Matteo Bonini con un quarto e un terzo posto che hanno permesso al pilota della KTM di essere a sole 8 lunghezze dal leader assoluto alla fine della serata. Nella SX Lite Filippo Zonta è riuscito ad aggiudicarsi questa prima prova dell'Internazionale d'Italia della categoria riservata a moto fino a 254 tempi grazie a un sorpasso ai danni di Francesco Muratori su Suzuki circa a metà gara. Il vincitore in sella alla sua Honda ha attaccato fin dai primi giri il portacolore della Suzuki e ha saputo imporre un buon ritmo di gara e dopo aver superato il suo avversario ha allungato arrivando con quasi due secondi di vantaggio. Terzo Lorenzo Camporese che ha sempre mantenuto il contatto con i primi ma senza mai riuscire a mettere la sua Honda davanti agli avversari e andando così a completare il podio di giornata. Quarto Alberto Forato, su Honda partito intorno alla settima posizione e risalito grazie a una condotta di gara grintosa ed efficace. Nella SX Junior 125 hanno lottato per tutta la manche Andrea Zanotti e Paolo Lugana e sono arrivati distanziati di meno di un secondo l'uno dall'altro. Il sammarinese della KTM si è aggiudicato la gara imponendo un buon ritmo fin dalla prima curva, prendendo il comando e non lasciando più la posizione. Alle spalle del leader della corsa il pilota dell'ATM Lugana, che ha lottato per tenere la seconda piazza, mentre terzo assoluto Kevin Cattaneo, che ha saputo sfruttare bene la sua Suzuki mantenendo questa posizione fin dal via. Nella SX Junior 85 bellissima batteria combattuta fino al primo giro dai due giovani protagonisti Alberto Barcella su Squarna e Mirko Valsecchi su KTM. Barcella è scattato molto bene conquistando il comando dopo la prima curva, ma il suo contendente alla vittoria Valsecchi non ha mollato, rendendo difficile la fuga al leader della corsa. Dopo due giri Barcella è stato superato dal pilota della KTM che ha cercato poi di respingere gli attacchi del suo antagonista, che non ha gradito il sorpasso. Verso la fine della gara il pilota dello Squarna ha trovato lo spunto vincente e si è ripreso la prima posizione respingendo l'avversario fin sotto la bandiera a scacchi. Ultimo gradino del podio per Andrea Bonacorsi, che ha mantenuto la terza posizione fin dal via e ha controllato i suoi avversari. La serata del 31esimo Carpi Night Show si è conclusa con una gara vincente e combattuta che ha infiammato gli spettatori che hanno assistito a questo meraviglioso spettacolo di Supercross. I migliori piloti di giornata si sono sfidati in questa vincente batteria denominata Superfinale che ha visto all'abbassarsi del cancello di partenza scattare velocemente Matteo Bonini, seguito prima da Marco Maddì, partito secondo, e poi da Simon Mallet, risalito dalla quinta posizione dopo il via. Il francese aveva già dimostrato nelle manche precedenti di avere un buon ritmo di gara e al quarto giro ha trovato il varco giusto e ha infilato Bonini, dopo aver avuto la meglio già su Maddì, portandosi al comando. Il transalpino ha allungato lasciando i due italiani a combattere per la seconda piazza conquistata da Bonini.
Il prossimo round di questo spettacolare vincente campionato è previsto a Verona Nuova per il 23 luglio in provincia di Brescia. Non esserci è già come aver perso.